calcola che facevo più o meno 36.000 km all'anno in bici. Intanto, grazie a voi, è nata un po' per caso perché mio padre non era appassionato, guardava la televisione, però non aveva mai praticato ciclismo. E un giorno, quando mio fratello ha ricevuto la prima bicicletta da passeggio per la cresima, io ho piantato una luna a mio padre perché volevo una bicicletta anch'io, e di conseguenza lui ha tirato fuori una vecchia bici da corsa in cantina arrugginita che io non sapevo nemmeno ci fosse, e mi disse: se vuoi andare in bici, se vuoi una bici nuova, ti metto a posto questa, altrimenti non ti prendo una bici nuova. Piuttosto di nulla ho voluto accettare quella, e mi ricordo l'agonia che l'ho aspettata per mesi e mesi da questo artigiano di Castelfranco che mai me la verniciava. La volevo rossa e alla fine arrivò a casa e da lì sono salito sopra e mi sono innamorato subito di quel mezzo che all'inizio era un mezzo di trasporto che consentiva di andare a scuola, però era anche molto veloce, e quindi pochi mesi dopo la volontà di mio papà di iscrivermi su una squadra e di partire con questa nuova avventura. Ma diciamo che fino a 16-17 anni per me il ciclismo è stato un gioco, perché avevo una compagnia, tanti amici e mi piaceva appunto per questo. Ci sono stati anche degli anni duri dove non arrivavano i risultati, però la compagnia mi ha sempre permesso di praticare questo bellissimo sport. E dopo, a 17 anni in particolare, in inverno mi sono messo proprio di testa a fare l'atleta, quindi ho cominciato a curare l'alimentazione, a fare moltissimo stretching, a non saltare un allenamento, e da lì sono arrivati subito i risultati, quei livelli. Allora da lì ho capito che veramente potevo farla diventare per me una passione, ma soprattutto, cioè, far diventare la mia passione un lavoro, un'attività. Ma ho dedicato sempre moltissimo tempo alla bici, sin da quando ero giovane ho sempre sacrificato gli studi per la bici, e ho portato a casa un titolo di studio, sempre con la sufficienza, studiavo il minimo indispensabile, il resto del tempo era dedicato alla mia bicicletta. Poi, man mano che sono passati gli anni e sono passato professionista, ho dedicato tantissimo tempo, mediamente erano 4 ore e mezza al giorno, calcola che facevo più o meno 36.000 km all'anno in bici. Ma allora, fare il ciclista è un vero e proprio stile di vita, non è solamente ore in sella e gara, si tratta di curare molto l'alimentazione, si tratta di fare molto anche recupero, quindi diciamo che il ciclista è un insieme di queste tre cose: allenamento, alimentazione e soprattutto recupero. Quindi tanto del mio tempo era dedicato anche al divano per consentire di recuperare e soprattutto per affrontare la giornata bene il giorno dopo. No, sinceramente no, e se dovessi tornare indietro ci metterei subito la firma per fare tutto quello che ho fatto. È logico che la mia prima ambizione è sempre stata a step, diciamo che il mio primo obiettivo era quello da dilettante, vincere una gara, poi vinta la prima ne ho vinte delle altre, allora mi sono posto un altro obiettivo, quello di passare professionista. Una volta passato professionista, anche lì ho sempre cercato di essere un buon gregario all'inizio, servendo i miei capitani. E anche lì dopo ho cominciato a voler vincere e alzare sempre un po' di più l'asticella finché mi sono posto di vincere il campionato del mondo. Allora, è da una parte una gioia grandissima, perché questo fa capire veramente quanto duro sia vincere un campionato del mondo, soprattutto per un italiano. Dall'altra sono un po' triste perché logicamente sono già passati 14 anni dal 2008 e non vedere più nessun italiano sul primo più alto da italiano, quindi da tifoso italiano, questo mi brucia. Ma io penso che la maglia di campione del mondo mi ha dato tantissimo, è logico che è quello il miglior momento della mia carriera, però anche vincere un Giro delle Fiandre non è stato da meno, ecco, è stata la mia prima classica in Belgio, proprio sulla terra, diciamo, dei rivali storici
storici italiani, e soprattutto vincere una gara del genere mi abbia dato veramente tanto. Beh, ho conosciuto un anno e mezzo fa Fabio Fontana, il fondatore di Taupatch, e diciamo che ho provato i dispositivi subito con ottime sensazioni. Poi, parlando con Fabio e consigliandomi anche il meccanismo per problemi posturali, dolori, li ho consigliati a mia moglie e a mia figlia che indossava i plantari. Quindi ho fatto provare anche a loro questi dispositivi e con ottimi risultati, direi. Soprattutto Stella, che ha abbandonato i plantari. Ma diciamo che subito mi sono accorto della maggiore concentrazione in bici, anche nell'affrontare le curve in discesa, e il fatto che da ciclista andavo circa ogni 60 giorni dall'osteopata per raddrizzarmi, cosa che dopo aver indossato i dispositivi non ho più fatto. E di conseguenza ho eliminato anche tutti i piccoli dolorini fisici, magari il piccolo dolorino al tendine e altro. In più, anche in bici mi sono accorto di essere molto più concentrato. Questo perché magari ti accorgi se non stai bene, se non sei in bolla, come diciamo noi in gergo ciclistico. Ti trovi a fare bene una curva a sinistra, ma ti trovi male a fare la curva a destra. Invece io, con il meccanismo di Taupatch, riesco sempre a essere dritto e quindi ad affrontare bene sempre tutte le discese. Allora, io penso che in primis sia l'attività fisica, che come ho detto prima continuo a fare con un ciclismo e anche beach volley. La seconda è l'alimentazione, che deve essere sempre corretta, e nonostante abbia smesso di correre continuo ad essere sempre come quando ero professionista. La terza, sono entrato in un nuovo mondo, un mondo di integrazione per quanto riguarda il ciclismo, quindi siamo partiti 3 anni fa lanciando questo nuovo integratore appositamente studiato per ciclisti, fatto tutto di prodotti naturali, e diciamo che questo mi sta impegnando parecchio tempo e soprattutto sto trovando anche grandi soddisfazioni. Ma diciamo che, allora, nella mia carriera ho pedalato tanto e non ho mai potuto vedere e godermi i paesaggi e i posti. Per esempio, ho fatto 5 Tour de France, tutti mi dicono ho visto bene Parigi, l'hai girata per 5 anni. Io di Parigi non ho visto praticamente nulla, vedevo solamente il sedere di quello che era davanti a me, che pedalavo e cercavo anche di stare ben coperto, di non prendere aria. E quindi adesso faccio questa attività di accompagnare dei gruppi che chiamano Bike Academy, dove sono delle vacanze per loro, però al mattino si pedala e al pomeriggio si fa vita di vacanza. Quindi in questi momenti io ho la possibilità di accompagnare persone che hanno la mia stessa passione, il ciclismo, e soprattutto ho il tempo di fermarmi, godermi i paesaggi, di fotografare, quindi questo è molto bello. Diciamo che quella di inserire nel calendario, diciamo, nella gara anche le donne è stato un nostro obiettivo, perché è un movimento che sta crescendo molto ultimamente, soprattutto sta avendo molto molto successo. E quindi diciamo che l'abbiamo inserito e abbiamo avuto ragione, perché hanno veramente dato quel qualcosa in più al nostro evento, e siamo stati anche bravi, perché penso siamo stati i primi al mondo a portare all'interno di un criterio il mondo femminile. Sicuramente ci saranno anche l'anno prossimo, quindi l'obiettivo è quello di riproporre di nuovo lo stesso format, magari proporlo per più serate, quindi magari non andiamo a inserire nella stessa serata degli eventi diversi, ma magari a riproporlo lunedì, martedì e anche il mercoledì sarà possibile. Ma allora, diciamo che per me il ciclismo è stata una passione, è stato un lavoro, e quindi adesso se devo decidere di fare attività fisica, magari non scelgo direttamente la bici, ma mi piace fare qualcos'altro. In particolare adesso mi piace giocare a beach volley e dedico moltissimo tempo al beach volley. In bici ci vado con mia figlia, anche stamattina sono stato in bici con lei, ho fatto 60 km. O vado per lavoro, quindi diciamo che ho tutte e due le possibilità. Però se sono a casa e devo decidere io di fare una cosa da solo, ecco, magari evito di andare in bici adesso.
Io ai ciclisti direi che non bisogna solamente pedalare, perché tutti quanti hanno in mente fare ore e ore allenamento per poter andare più forte, però per andare forte bisogna, come hai detto tu, essere messi bene in bici, quindi avere una ottima postura, e oltre che a consigliare i dispositivi Tau Patch, logicamente consiglio anche di fare esercizi di stretching e soprattutto anche esercizi per rafforzare il core, quindi tutta la parte centrale del corpo, per avere una miglior presa del manubrio e soprattutto per essere messi meglio in bici. Diciamo che l'allenamento indoor, soprattutto inverno, è molto utilizzata, anche perché quando si esce con il freddo, prima di tutto si riesce a stare poche ore sulla strada, si rischia di cadere, e quindi diciamo che il ciclismo indoor negli ultimi anni, soprattutto anche con il Covid, ha preso molto molto piede, anche perché adesso ci sono degli strumenti che ti consentono di simulare quello che fai effettivamente in strada, quindi diciamo che vai a ottimizzare totalmente in poco tempo l'allenamento, mentre per fare un determinato lavoro io dovrei uscire su strada e fare almeno 3 ore, su un simulatore all'interno potrei fare il tutto in 50 minuti, un'ora. Quindi questo vuol dire anche ottimizzare molto i tempi, e quindi vuol dire anche per le persone che lavorano poter fare di più. Ma diciamo che la pedalata di gruppo è sempre quella più bella, perché si ride, si scherza, si sta in compagnia, e anche perché il ciclismo rischia di diventa nelle lunghe ore abbastanza noioso, quindi bisogna sempre essere in compagnia. Logicamente bisogna stare molto attenti, perché sulle strade si ha a che fare con il traffico, con le macchine, quindi consiglio sempre di avere prudenza, di fare strade secondarie e soprattutto di rispettare gli automobilisti per essere rispettati. Ma allora, quello che vedo io adesso è un ciclismo un po' troppo esasperato sin da troppo giovani. E io lo vedevo più all'età mia, quando ero giovane, un divertimento, un gioco, un passare il tempo, e man mano che andavo avanti diventava sempre più intenso. Quello che sta succedendo adesso in Italia è un po' il fatto che siano già professionisti da troppo giovani, ecco, io penso che questo sia l'errore. Quindi il consiglio che do a tutti i ciclisti, ai ragazzini che si accingono a questo sport, di divertirsi, di farlo con una passione, deve essere un vero e proprio divertimento, per poi farlo diventare un lavoro in questo momento. Ma allora, fare il ciclista non vuol dire partire, fare 20 giorni di allenamento e pretendere di essere già ad altissimi livelli. Si lavora un anno prima per l'anno dopo, quindi bisogna lavorare costantemente, fare un bel inverno, curare molto l'alimentazione, lo stretching, l'allenamento in palestra e poi anche l'allenamento su strada. Vedete che i risultati arrivano.